e di un appuntamento che vi do giornalmente da questa sera, stante la drammatica situazione in cui ci stiamo trovando per questo attacco da coronavirus, sia in Italia che in Europa che nel mondo. Ma la cosa che mi preme come direttore responsabile di questa testata giornalistica è ricordarvi d'ora in poi un appuntamento. Ogni giorno dopo i nostri servizi di aggiornamento mattutini a cura di Paolo Caselli, serali a cura di chi vi sta parlando, Stefano Ballerini, manderemo a ripetizioni sia su 196 prima che su 194 poi i servizi realizzati dall'amico Tommaso Mattei, esimio giornalista della testata Mediaset, realizzato a Massa e Carrara sulla incredibile situazione dei due ospedali chiusi nel 2006 con centinaia di posti letto prontamente disponibili. Gli ospedali vanno riaperti immediatamente. Ho già informato l'amico Eugenio Giani, lancio un monito. Questo servizio poi sarà mandato a tutte le redazioni, all'ANSA, alla RAI, a chi noi riterremo utile mandarlo, con la ristrettezza dei posti ospedalieri nelle varie regioni, soprattutto voglio dire Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. A Massa e Carrara ci sono due ospedali che possono essere riattivati immediatamente. E lo scandalo è che chi era a capo della sanità toscana nel 2006, senza fare il nome, ma chi mi sta sentendo sa esattamente di chi io sto parlando, li chiuse nel 2006 per aprire un unico ospedale che raggruppasse la sanità di Massa e Carrara a Carrara con solamente 12 posti letto. Si chiama Noa ed è costato negli anni scorsi la bellezza di 83 milioni di euro. Lancio un monito, sarà un tambur battente. Ringrazio Tommaso Mattei che mi ha girato il servizio, ringrazio la redazione di Mediaset Rete 4, questi servizi d'ora in avanti, perché mi sono abbastanza arrabbiato e incavolato. Noi siamo tappati in casa, non sappiamo fino a quando mancano posti letto, dobbiamo mandare i nostri malati addirittura in Germania, nessuno fa niente per salvaguardarci. Tengo da precisare che ho sentito un aggiornamento di qualche minuto fa. In Lombardia ci sono una media di 2.500 nuovi contagi giornalieri. Vi faccio ragionare. Se non chiudono le linee del metro, i tram, i bus, tutto quello che è giornalmente intasato da migliaia di viaggiatori, ogni giorno in Lombardia dovremo stare a sentire alle 18 tramite il notiziario della Protezione Civile, cui siamo già purtroppo abbonati, di infezioni su infezioni su infezioni su infezioni, l'aggravamento e il numero di decessi che ovviamente in un moltiplicatore infinito chissà per quanto rimarrà. Allora, in Toscana possiamo dare una mano, hanno aderito alla richiesta del governo circa 4.000 medici, siamo a circa una quarantina purtroppo di medici morti in prima linea, addirittura alcuni di loro gli ultimi, che dopo essersi guadagnata una pensione, dopo anni e anni di lavoro, hanno deciso di lasciare le famiglie, tornare a lavorare e già alcuni di loro purtroppo ci hanno rimesso le pene. Allora, sanità toscana, governo, per favore, riaprite immediatamente, ma magari mandate gli alpini, le brigate mediche, i carabinieri medici, la Croce Rossa, fate Bobis,
Ho avvertito l'amico Eugenio Gianni che tra poco, spero, metterà piede in Regione Toscana al posto di chi la sta governando adesso. Riapriamo immediatamente gli ospedali di Massa e Carrara, canale 196 e 194 di Tele Firenze Viola Super Sport, di cui io, Stefano Ballerini, colui che vi sta parlando, è il proprietario, direttore ed editore. Mi volto e non trovo nessuno, sono io che ne gestisco tutto e il contrario di tutto. Riapriamo immediatamente gli ospedali di Massa e Carrara. Tutti i giorni sarò a ricordarvelo. Pertanto, questo è un monito. Mi voglio anche ricordare, siccome purtroppo siamo in mano a questi signori, io mi raccomando a chi è a capo della Regione Toscana e mi raccomando anche al sindaco di Firenze e a tutti i suoi precedenti e attuali assessori allo sport, un monito: dovete augurarvi, invece di riempirci di chiacchiere, frottole, mancate verità, qualche piccola verità, dovete solamente augurarvi che la Rarinantes Florentia venga assolta, che il presidente Andrea Pieri, che ha ricevuto un rinvio a giudizio con richiesta di 2 anni di carcere, 1 anno per il, come è stato detto dal PM indegno, somministratore di bevande, dica pure il barista, e la sede della RARI, la nostra sede cittadina della nostra RARI, perché noi tutti siamo rarini, mio nonno Gino Ballerini fu uno dei cofondatori della Rarinantes Florentia. Dunque, Rarinantes Florentia, che sento anche in un piccolo pezzo del mio cuore della famiglia Ballerini, che la sede della RARI venga lasciata libera, perché qualcuno che sta attentando da anni, l'ex presidente della provincia, non sto a fare nomi, ma sicuramente chi mi sta a vedere sa esattamente di chi stiamo parlando, ci ha messo gli occhi sopra, non so perché, per quale motivo, è passato l'alluvione da Firenze, sono passate centinaia di piene, nessun sindaco, nessun presidente della provincia, della nuova città metropolitana ha mai fatto niente, nonostante che svariate campagne politiche, quando si è trattato di andare a votare per il nuovo sindaco ogni 5 anni, io ho sentito dire a parecchi di loro: faremo qualcosa, metteremo in sicurezza il bacino dell'Arno nel cuore di Firenze, sotto il Ponte Vecchio andremo a scavare, a dragare. Nessuno ha mai fatto niente. È passata un'alluvione, sono passate, credo dagli anni 60, centinaia di piene, la sede della RARI sta beatamente in piedi, l'acqua scorre alla base dell'Arno, sul greto, sotto i suoi piloni di sostegno. Non è mai successo niente, anzi è crollato qualche anno fa un argine di Lungarno Torrigiani vicino al Ponte Vecchio. Pensate voi, e quando quel Lungarno crollò per una fuga d'acqua che fece ovviamente poltiglio e fece crollare la spalletta in Arno, magari in quell'epoca l'Arno fosse stato in piena, cosa sarebbe successo nel centro di Firenze? Per fortuna non successe niente, tutto è stato rimesso a posto e il pericolo fu scampato. Pertanto io sto lottando, sono l'unico giornalista scevro da non aver mai fatto parte di nessun gruppo giornalistico fiorentino, di nessuna famiglia, di nessuna congrega. Mi chiamo Stefano Ballerini, sono il proprietario di Firenze Viola Super Sport, ho acquistato 2 canali televisivi, il 196 prima e il 194 poi, gestisco 3 testate giornalistiche, ho anche la testata, l'unica testata giornalistica, meno di cronaca ma di sport, all'Isola d'Elba, che si chiama elbasport.com, l'Isola d'Elba abbandonata da qualsiasi redazione giornalistica, all'Elba fanno riferimento solo su elbasport.com.
collaboro con Radio Italia 5, che è la più grande radio dell'Italia centrale, con più di 15 frequenze anche extra regionali. Pertanto io mi prendo la briga da solo, autonomamente, di ricordarvi che bisogna riaprire gli ospedali di Massa e Carrara. Ci sono centinaia di posti disponibili di pronto ricovero e di pronta terapia intensiva. Qualcuno firmò la sua chiusura, questo qualcuno ha un nome e cognome. Bisogna riaprire gli ospedali di Massa e Carrara immediatamente. È chiaro? Lancio un monito. Ogni giorno sentirete passare questo ricordo. Dopo ogni edizione mattutina di Paolo Caselli passerà il servizio di Tommaso Mattei. Dopo ogni sera, quando io vado a darvi l'aggiornamento sia delle notizie della Protezione Civile che le notizie di sport, quelle di cui vale la pena ricordare in questo periodo in cui tutto è drammaticamente fermo, ripasserà il servizio di Tommaso Mattei ad orari falsati, ovviamente, verranno duplicati sulla faccia del canale 194, sempre i due servizi giornalieri con le due riproposizioni del servizio di Tommaso Mattei di Mediaset e Rete 4 sull'incredibile situazione di questi due mega ospedali chiusi da qualcuno, perché quel qualcuno volle creare nell'Unione dei Comuni di Massa e Carrara nel 2006 il NOA a Carrara con solo 12 posti letto di terapia intensiva, il massimo dello spreco della sanità toscana e in questo caso anche della sanità nazionale. Mi fido di voi, fate tambur battente, parlate con chi vi è più vicino, parlate con chi può espandere questo grido di allarme. Io me ne sono fatto carico e nell'augurare, e con questo vado a chiudere, che la Rari Rantes Florentia sia assolta, che il presidente Andrea Pieri, l'esimio presidentissimo, lui sì che è presidentissimo, Andrea Pieri della Rari Rantes Florentia, nonché vicepresidente federale, se hanno eletto Andrea Pieri vicepresidente federale della Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto, ci sarà un perché. E ovviamente che sia assolto anche il barista e che la nostra sede venga legalizzata, liberata e resa utile agli appassionati fiorentini. Se tutto ciò non avverrà, dopo che il sindaco di Firenze e l'assessore precedente Vannucci sono venuti a raccontarci di frottole e di nardellate, 15 ottobre 2018 alla Rari Rantes Florentia, piscina di Bellariva, presentazione dell'allora rosa della Rari Rantes Florentia, nonché presente Eugenio Giani, che fu il primo politico a farci gli auguri della nostra partenza del canale 196, l'innardella venne a dirci, il servizio l'abbiamo rimandato e verrà rimandato, anzi lo faccio rimandare in modo che si faccia un'informazione globale, ci venne a dire: vi porto con lo sforzo di tutti ancora buone notizie, le due società che lavorano sulle rive dell'Arno, Rari Rantes Florentia da una parte, allora Florentia Noto Club, dalla parte di qua presso Bellariva, allora, adesso si sono consorziate e lavorano insieme, possono vivere sogni tranquillo, abbiamo messo a tacere tutto, il Tribunale delle Acque ha sentenziato. Il Tribunale delle Acque aveva già sentenziato anni or sono, quando io mi occupai della conferenza stampa che l'avvocato Sergio Cecchi insieme a Andrea Pieri tenne alla Rari Rantes Florentia, a cui io fui l'unico giornalista presente, dove fu fatto venire anche l'arcivescovo Betori a dare la benedizione, dove io ho scattato delle fotografie su quel terrazzo di tutta la pletora che venne a fare campagna elettorale, sentendo il sindaco raccontare ancora allora nardellate su nardellate. Non è
mai successo niente di positivo. La Rari è da ormai una decina d'anni che è sotto la lente di ingrandimento di qualcuno che ne vuole evidentemente la fine, la neutralizzazione, la condanna, la distruzione della piscina sull'Arno. Se Pieri, la Radinantes Florenza, lo stesso barista, perché lo conosco, non saranno assolti come voi ci siete venuti a dire anche col nuovo assessore alla Radinantes Florenza Bellariva, dicendo che era stato indetto un tavolo di consultazione con lo stesso Rossi che aveva ereditato il mandato dalla provincia e l'aveva fatto suo in regione, col sindaco Nardella che è anche sindaco della città metropolitana, faremo questo e faremo quell'altro. Vi aggiorno, non è mai stato fatto niente di fattivo. Il presidente Pieri si è visto combinare una richiesta di 2 anni di arresto, 1 anno al barista e la richiesta del sequestro della sede della Radinantes Florenza per demolire la micro piscina e la terrazza dove c'era un ristorante dove si mangiava assolutamente bene, dove si poteva trascorrere delle belle serate, specialmente in primavera e in estate, e dove da quella micro piscina sono passati centinaia di migliaia di atleti, dalle piccole leve fino ai campioni di oggi. Bene, non vi tedio ulteriormente, cesso qui, poi ci risentiamo stasera con l'aggiornamento. La piscina di Bellariva sul Lungarno della Rari deve essere salvata, Andrea Pieri, il barista, e la Rari assolti, e soprattutto, tornando all'inizio del nostro fascia informativa, gli ospedali di Massa e Carrara vanno riaperti immediatamente. Dopodiché, quando Gianni arriverà in regione, ci occuperemo anche del problema Toremar Mobi nei collegamenti nel canale tra Piombino Elba e Elba Piombino, perché anche lì è un vero e proprio scandalo, ma ce ne occuperemo più là. Per adesso vi lascio, vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo più tardi e giornalmente. Il servizio importantissimo di Tommaso Mattei sarà mandato dalla nostra testata giornalistica a ripetizione, perché deve essere un grido di allarme che in questo caso ha dei risvolti assolutamente scandalistici e drammatici. A presto da Stefano Ballerini.